Ragazzi, vi giuro, mai e poi mai avrei pensato di dover caricare un giorno un video del genere per spiegare una cosa talmente brutta che mi è successa. Quindi, veramente, non avrei mai pensato di caricare un video simile sul mio canale, però, siccome in tanti mi avete chiesto che fine ho fatto, cosa sta succedendo e tutto quanto, YouTube è il miglior mezzo, ragazzi, per cercare di chiarire un po' l'idea a tutti, quindi. Eccoci qua con questo video. Che per carità, ragazzi, non voglio trasmettervi né depressione né niente, anzi, facciamo così: mi metto il solito cappello, così sono il solito Omega. E così capite, anche se ho avuto dei problemi che sono sempre io, anche perché non riesco a essere un'altra persona quando parlo con voi, quindi meno, teniamo il cappello così. Partiamo da un po' quello che è successo, quello che sto passando, che continuo a passare. E ovviamente tutto quello che. Cioè, il video non è uno scherzo, ragazzi, quindi non prendetela come uno scherzo perché non lo è assolutamente. Allora, vi spiego perché ho scritto nel titolo che sono quasi crepato, perché è la verità. Allora, partiamo dalle origini. Allora, si può dire che i primi di maggio ho avuto un problema grave, molto molto grave, con una persona molto molto importante nella mia vita. Alcuni di voi l'hanno visto anche su Instagram, l'avevo detto anche su Instagram, ho detto ragazzi guardate ho questo problema, quindi scusate se nel canale sono poco attivo, cioè l'avevo pure detto, ho detto ragazzi scusate se porterò video non tutti i giorni perché ho avuto questo problema. Infatti in questi giorni, ieri, l'altro ieri, è stato proprio per me impossibile ragazzi perché ho quasi raggiunto il picco massimo e veramente per me è stato impossibile. Quindi oggi vi porto questo video perché sto leggermente meglio e anche se ho ancora 38 e mezzo di febbre, cerco in qualche modo di portarvi questo video anche perché così facciamo chiarimenti e vi spiego un po'. Hanno procurato dei problemi, quindi ora lasciate stare ragazzi la persona che me li ha procurati, quello che non è successo, cioè la colpa non è di nessuno, la colpa è semplicemente, non lo so di chi è la colpa. Fatto sta che stanno 30 gradi, io ho la febbre, ho freddo, caldo, freddo, caldo, sto sudando, poi ho freddo, cioè veramente non ci sto capendo più niente. Quindi ho avuto questi problemi con questa persona qui e ragazzi, purtroppo io sono una persona molto molto sensibile e mi affeziono molto particolarmente a delle persone che siano amici, parenti o qualche sia. Quindi, essendo una persona molto legata ad un'altra, nel momento in cui ci sono dei problemi, io ci soffro molto molto particolarmente. E molti di voi su Instagram se ne sono accorti perché pubblicando delle stories, che è un po' più facile perché YouTube devi pubblicare per forza un video, su Instagram anche una storia, già è un po' più alla mano. Quindi ragazzi, ho avuto questi problemi e da questi problemi ne sono derivati altri perché mi si è chiuso lo stomaco. Cioè, se andate su internet e cercate allargamento o schiusura dello stomaco, perché come sapete lo stomaco è un organo che si può allargare o rimpicciolire in base alla quantità di cibo che noi esseri umani buttiamo giù. Ma se subisci dei problemi, che non voglio dire trauma, ragazzi, perché alla fine, beh, per me è stato un trauma. Poi, no, un trauma, dai, diciamo. Una cosa che non mi aspettavo, ecco. Quindi, se vi succede questa cosa, ci sono dei problemi sia mentali che fisici, perché dipende sempre come la prendi. Infatti, ho detto, siccome sono una persona molto sensibile, l'ho presa abbastanza male. Quindi, mi si è chiuso lo stomaco, non riuscivo a mangiare. Cioè, ragazzi, io nella settimana che seguiva, praticamente il 10 al 20, non riuscivo a mangiare. Cioè, non ho mangiato un piatto di pasta per giorni e giorni. La sera non mangiavo un cazzo, cioè zero, proprio non ho mangiato nulla di nulla e sopravvivevo con degli spicchi di mela e degli spicchi di pera, ragazzi, al giorno, cioè la mattina mi alzavo, non facevo colazione, ma non perché non avevo fame, no, non volevo mangiare, cioè io non avevo fame, ma quando mi buttavo, provavo a mangiare un piatto di pasta, un cucchiaio, è finita lì, cioè non avevo più fame. Quindi che è successo? Non riuscivo a mangiare, sono stato a digiuno per diversi giorni. Tutto questo, ragazzi, mescolato a una buona dose di diarrea giornaliera di 3-4 volte al giorno. E sapete che quando una persona va a diarrea perde liquidi, perde idratazione e quindi rischia seriamente di andarsene al creatore, diciamo in questi casi, perché non mangiando e andando a cagare, cosa caghi se non mangi? Cioè, caghi quello che ti serve per vivere. No? L'essenziale. Quindi non mangiando
Ma non perché io non volevo, mi volevo fare del male, ma perché non riuscivo a mangiare, cioè era una cosa, non so, prettamente psicologica. Quindi lo stomaco mi faceva male perché ce l'avevo chiuso, ragazzi. Lo stomaco mi faceva male, ce l'avevo chiuso, non riuscivo a mangiare. Andando a delle dosi sane di scariche di diarrea, che tra l'altro ci tengo a chiedere, questa cosa non la sa nessuno, la saprà soltanto un mio amico. E nemmeno i miei genitori penso che la sappiano, quindi non la sa nessuno. Mescolata una buona dose di diarrea, ragazzi, che succede? Che non mangiando e andando a diarrea, non hai liquidi, quindi sei reidratato e quindi, cioè, muori di fame, detto in poche parole. Detto ciò, io in quella settimana continuavo comunque a portarvi dei video, cercavo di portarvi dei video nascondendovi il tutto, perché non volevo né far preoccupare nessuno, infatti fa un caldo di 30 gradi e non volevo far preoccupare nessuno, insomma, per cui a un certo punto ho detto, va bene, visto che non voglio far preoccupare nessuno, andiamo in ospedale. Sono andato in ospedale, ragazzi, mi ha visitato un dottore più di 4 volte perché la sanità in Italia fa schifo. Andavo lì, non c'era nessuno, poi mi dicevano di tornare. Insomma, vi faccio capire. E mi hanno dovuto fare ovviamente delle flebo perché mi hanno detto, caro ragazzo, se non ti fai delle flebo e se non mangi, tu non arrivi a fine settimana. E io ero andato all'ospedale di giovedì, mi sembra. Stato, ragazzi, perdonatemi, sarà stato 2 settimane fa, ma non me lo ricordo. Quindi anche a parlarne mi fa ancora male. Capite bene che ho dovuto farmi delle flebo, sono dovuto proprio iniettarmi nelle vene la merda, perché quella è merda, diciamolo. E tra l'altro il dottore mi ha detto: ma perché hai questi problemi qui? Cosa ti sta capitando? Io gli ho spiegato la situazione e lui mi ha detto che è prettamente una cosa psicologica che ha effetto sia sulla mente che sul corpo. Mentre il dottore mi dice: oh, qui non posso fare niente, devi essere tu forte a poter combattere. Quindi ragazzi, c'è stato questo periodo dove non mangiavo, andavo a diarrea, facevo le flebo, perché sennò ciao Omega. E quindi io non dicevo niente a nessuno perché, cioè, io da un certo punto di vista su determinate cose sono riservato. Sì, mettevo la stories su Instagram che stavo in ospedale, ma non mettevo mica la storia mentre facevo le flebo, cioè non ho raccontato tutto questo su Instagram per chi mi segue, insomma. Per cui c'è stato questo periodo in cui, ragazzi, stavo per crepare veramente, cioè non c'era una cosa su cui appigliarsi, perché giustamente non mangiando, andando a diarrea, era proprio qualcosa di assurdo. Meno nella metà di maggio le cose sembravano riprendersi perché provai a mangiare, iniziavo un po' a mangiare, ma che cosa mangiavo? La mattina il pranzo li saltavo completamente, al massimo a pranzo mangiavo uno spicchio di mela al solito, e la sera provavo a mangiare 2 o 3 pezzi di pizza, magari un pezzo di pollo, cioè capito, qualcosa del genere, accompagnato sempre da una buona dose di diarrea tutti i giorni, tra l'altro andando 4 volte al giorno, si erano ridotte a due, una, ma stiamo comunque lì, vuol dire che qualcosa continua a non andare, e la cosa è grave. Continuando quindi ad andare in ospedale, che tra l'altro è anche vicino a casa mia, buona fortuna. Il dottore mi ha detto che dovevo anche farmi le analisi perché la cosa puzzava, continuava a puzzare perché c'è qualcosa che non va. Com'è possibile che sono 2 settimane che vai a diarrea fisso? Cioè, ragazzi, facciamoci una risata, dai, in questo momento di adesso. Avevo il buco del culo che sembrava quello delle scimmie. Veramente. Quindi ho pensato seriamente che io fossi, che diciamo tutto questo ambaradan che è successo avesse fatto uscire fuori un'intolleranza al lattosio. Tanto per cambiare. Quindi, facendo questo esperimento, ho provato a mangiare per un giorno intero il pranzo mozzarella, e come l'ho mangiata la mozzarella, l'ho cagata, e la sera la pizza con la bufala. E devo dire che non ha dato lo stesso effetto della mozzarella, però comunque mi ha fatto male. Per cui, non sapendo se è lattosio o meno, ragazzi, pensavo fosse proprio mozzarella o cosa. Quindi, non sapendo ancora attualmente qual è il problema, perché comunque devo farmi delle analisi e scoprire qual è il problema vero, continuo ad andare ogni tanto a diarrea senza tregua e tra l'altro con dolori di pancia continui. Questo è il problema. Inizio di maggio fino ad ora è stato diarrea, mangiare poco, stare a digiuno, problemi, febbre e che Cristo più ne ha più ne metta. Tra l'altro sono anche allergico a 3 miliardi di cazzi che stanno là fuori. E a me sta cosa fa girare veramente il cazzo, ragazzi. Un malato terminale sta meglio, sta, vabbè, non esageriamo, ma sta quasi meglio. Cioè, rendetevi conto. Quindi, una volta finita la terza settimana di maggio, è successo che il dottore mi ha consigliato va in palestra per cercare di riabilitare l'organismo, sono
Sono andato in palestra, ragazzi, sono ritornato dopo un anno, stavo cercando di fare il possibile, al bello mi arriva 40 di febbre. Cioè così, facevo allenamento, finito allenamento, mi vado a fare la doccia, arriva 40 di febbre, così all'improvviso. Non si sa da dove è spawnata, non ne ho idea, con dolori di pancia continui. Quindi, cioè, sembra proprio che qualcuno abbia detto: tu questo mese non farai un cazzo, cioè ce l'abbiamo con te. Ed è proprio così, sembra così. E io attualmente, ragazzi, fino a 2 giorni fa, mi sono alzato alle 3 di notte perché avevo 40 di febbre e non riuscivo a dormire in questo fottuto letto che sta qua dietro. Quindi, capite bene che c'è stato questo periodo qua che io rischiavo seriamente di fottere. Cioè, fottere nel senso, non fottere quello che pensate voi. Cioè, di andarmene proprio via. Perché non mangiando, avendo dolori di pancia, febbre, diarrea, cazzi, mazzi, stramazzi, stragazzi, capite bene che uno a un certo punto rischia seriamente. Infatti non so per quale motivo sono ancora qui a farvi questo video. Oggi mi sento meglio, ho 38 e mezzo, capirai, meglio, sempre 2 decimi meno di 40, e mi sento debole anche ad alzare questo braccio così. Mi fa male, cioè sembra che ho preso a cazzotti una persona per 100 volte, mi fanno male le braccia. Per cui anche se ho 38 e mezzo di febbre, ho detto vabbè, facciamo questo video, almeno ci proviamo. E per me è stato un brutto periodo, quindi non continuo a dirvi le mie cose depressive perché magari capisco che non vi interessano, però io ve lo spiego, casomai qualcuno dice che fine ha fatto Omega, perché non c'è più GTA, perché non c'è più quello, quello e quell'altro. I motivi sono questi. Quindi io vi ringrazio per aver ascoltato tutto il video, chi l'ha fatto perché penso sia più lungo di 10 minuti, quindi grazie a chi ha visto tutto il video, grazie a chi metterà un bel mi piace per il supporto, un bel commento. E soprattutto a chi si iscrive, perché provo a portarvi un video domani, ci provo. Quindi grazie a tutti ragazzi per il supporto eventuale che mi darete. Qua è Omegozzo con 38 di febbre, no, è la Madonna, 30 gradi fuori, la febbre 38. E spero di potervi sentire al prossimo video di domani.